just watch. Eccoci qua. Allora, premetto subito che questo sarà un video molto corto, durerà penso 2 minuti, perché c'è veramente poco da dire. Faccio giusto un altro rimprovero, ma tanto dopo non è che lo faccio solo io, perché lo fanno tutti quanti gli altri, ma questi non sente quel demente gelotito. Partiamo subito dai basi, perché se tu vuoi ambire in Champions devi avere sì un bel attacco, sì un buon portiere, sì un buon centrocampo, ma la cosa che devi avere forse una di quelle proprio fondamentali è una difesa. È una difesa, perché tu in difesa hai veramente le pippe clamorose. Cioè le pippe clamorose, te manca Rado e Luis Felipe, non c'hai nessuno, proprio sta in balia dei eventi, veramente c'hai gente che non può giocare manco a cricket. Cioè guarda, clamoroso. Mamma mia, manca a cricket. Cioè è entrato Patrick a partita, guarda caso, l'abbiamo persa. Doppietta remorata che insegnava Amber Posa, non mi sbaglio. Però comunque questa è una cosa, quindi primo punto, la difesa, che se vuoi andare in Champions devi via minimo altri 3 difensori di livello e cacciare quelle pippe dal cazzo. Secondo punto, i cambi. Inzaghi te voglio bene, Laziale, quello che te pare, ci ha fatto vincere le coppe, le supercoppe, quello che te pare. Ci ha fatto andare in Champions, ok, quello che vuoi. Ma tu non mi puoi fare certi cambi all'80esimo. Non mi puoi. Guarda, tolgo la maschina, ok. Non mi puoi fare i cambi all'80esimo quando stai perdendo, se non mi sbaglio, 3-1? Sì, 3-1 fai i cambi all'80esimo, fai entrare Caicedo, Morice e Pereira. Che te possono fare? Cosa ti possono fare in 10 minuti contro la Juventus? Che ha messo Bonucci, ha fatto in cambi molto prima di te, che da una parte ovviamente si scalda Ronaldo, da una parte si scalda Patrick De Scalante, cioè con tutto rispetto, non è che io devo avere dei giocatori fenomenali, io voglio avere dei giocatori che quando si scaldano ed entrano, cioè guarda l'Atalanta, c'ha Zapata, Ilicic e poi c'ha Muriel, cioè capito? Quello entra e segna come matto, te invece fai entrare Murici, 18 milioni che insieme a Fares veramente sono due che veramente potrebbero andare a giocare tipo, non lo so, qualche sport, andare a giocare a bocce, cioè capito? Ma calcio no, oh. Cioè Murici e Caicedo che mi fa entrare contro la Juventus, veramente inspiegabile. Pereira, io, Cristo Dio, Pereira, muovo in cazzo. Pereira, esterno sinistro allo United, perché deve fare la seconda punta, quello che è, vabbè, trequartista, alla Lazio? Cioè, ma mettilo esterno, con appunto davanti Immobile, corre e vedi che casomai la situazione può essere leggermente migliore, perché casomai c'è più spinta, c'è più corsa, c'è più inventiva, mentre Fares ha fatto due tiri e basta. Poi vabbè, qualche altra, no, che so di, no, due tiri e basta, perché va fatto solo stop vergognosi che veramente manca la scuola calcio. E io non capisco perché Immobile continua a far giocare, cioè periodo nero lo continua a far giocare Immobile, non sai che a me mi ha stufato, cioè, ma che vedi che col Bologna si è cagato il gol da calcio di rigore. Tu me lo fai giocare a Juve, fine primo tempo, me lo fai entrare al secondo tempo, me lo fai uscire all'80esimo. Ma secondo tempo, bam, metti Murici, che te frega, tanto almeno c'è proprio a vincere. Metti una palla alta così, perché mi ricordo era solo 1-1 fine primo tempo. Chiamo per se gol da Rabiot, vabbè, lasciamo perdere, cioè Rabiot si sveglia gol. 1-1, metti Murici, dici, oh, casomai è l'occasione che dici, oh, casomai devi far gol del 2-1. Allora dici, cazzo, vabbè, allora questo può essere tipo un Caicedo che te entra e te fa male all'avversario. Invece niente, Immobile che continua a giocare così perché è nullo,
non sto a dire perché è scarso in questa stagione, perché assolutamente no, perché uno che ha fatto 36 gol veramente è una bestia, è una branda. Però se vedi che il momento è questo, De Ciro, perché lo devi fare continuare a farlo giocare? Ma fa entrare Murici, fa entrare Murici pure col Bologna. Cribbio, ma fammi giocare a Murici, oh, ma fammi giocare a Murici, e quello 18 milioni parte dalla panchina, oh, ma che è davvero, sta durando pure troppo sto video, guarda. Queste sono le due cose che volevo dire. Mi sono pure allargato perché quando mi parte il discorsone non riesco a finirlo, non riesco veramente a finire. Comunque, queste sono le due cose. Primo, la difesa. Secondo, i cambi. Veramente vergognosi, vergognosi. De sto passo, andiamo a giocare a Conference League lì. Vi piace? La Conference League? Mamma mia, che vergogna, che vergogna. Che vergogna. Ut e Patrick non possono giocare nella Lazio. Non possono. Non possono. Non possono. Patrick deve essere svincolato proprio domani. Deve essere svincolato. Mamma mia. Gli unici che salvano in sta partita per la Lazio sono Correa, che ha fatto un gol perfetto. Su errore di Kulusevski, però ha fatto un bel gol perché gli ha mischiato la palla a Demiral. E poi Marusic è veramente, sta crescendo un botto, è un giocatore che deve rimanere, quello, perché quello è uno che ci mette la grinta al cuore, gamba, ci mette tutto. Invece Fares fa le camminate, così corre, poi fa i tiri in porta, i stop sbagliati, ma dove stiamo? Ma dove stiamo? Ma dove stiamo? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, che stagione fallimentare, fallimentare! Fallimentare, va in Champions e fa questi acquisti, mamma mia, dove le mannava, madonna. Mamma mia, mi fanno impazzire questi, mi fanno impazzire, guarda, mo c'è il Bayern, capirai? Mo c'è il Crotone, quelli hanno vinto 4-2 col Torino, quelli stanno impazziti, proprio sgravati stanno, in un momento proprio che potrebbero asfaltare pure veramente chiunque, perché 4 gol... al Torino, comunque al Torino, quella difesa del Torino non è semplice. Così ne ha fatto 4 gol, gli ha fatto. Perché dico così perché in questo campionato è successo di tutto, quindi lo dico per questo. E tu ci vai a giocare in casa. Ragazzi, io chiudo sto video qua. Se andiamo a fare un'altra figura di merda col Crotone, io li voglio tutti fuori. Tutti fuori. Tutti fuori, tutti via da sta squadra, tutti quanti, perché fate ride, fate ride. Mamma mia, non potete giocare a calcio se fate sta figuraccia qua, non potete giocare a calcio. Sempre innamorato di sta squadra, sempre Forza Lazio, sempre e comunque, però sti indegni non possono giocare con noi, non ci possono giocare con noi. E noi s'andiamo a lamentare, capito? S'andiamo a lamentare di chi? Mi ricordo cosa, ma... mi ricordo se andavamo a lamentare, ecco, qualche giocatore mi sa da Roma, mi sa. Non mi ricordo, cioè, io mi ricordo una cosa di un video che c'è stata una relazione che si lamentavano che a Roma diceva guarda voi che panchina, guarda qua che giocatori che c'avete, guarda qua. Oppure gli stessi romanisti qua, del là, così, ma così. No, questo un po' giocava, questo. Oh. Cioè, ma che è davvero? Ma guardi i nostri, oh. Ma guardi i nostri, oh. Ma guardi i nostri, oh. Cioè io da laziale lo dico, a Roma c'ha una squadra che c'ha giovani, ecco giovani, pure c'è i ragazzi giovani, perché non li fanno giocare? Basta, mi sto incazzata, guarda, giuro, mamma mia, guarda, vediamo che succede col Crotone, guarda, veramente sto impazzito. Volevo fare un video di due secondi e è partito, vabbè, comunque, sempre Forza Lazio, belli, ragazzi.